Quando ero molto giovane, dividevo equamente il mio tempo tra bar e biblioteche. Come poi riuscissi a provvedere agli altri miei normali bisogni, resta un mistero. Boh, semplicemente non me ne preoccupavo più di tanto. Se avevo un libro o qualcosa da bere, allora non pensavo troppo a tutto il resto. Gli scemi riescono a crearsi un paradiso tutto loro. Quando stavo al bar pensavo di essere un duro, spaccavo le cose, facevo a botte con gli altri. Nelle biblioteche era un'altra storia, me ne stavo zitto, giravo da una sala all'altra. I libri non li leggevo tanto per intero, ma a pezzetti: medicina, geologia, letteratura e filosofia, psicologia, matematica, storia. E quelle cose lì mi davano la nausea. E per la musica ero più interessato alla musica vera e propria e alle vite dei compositori che agli aspetti tecnici. Comunque, era con i filosofi che sentivo un senso di fratellanza. Schopenhauer, Nietzsche. E anche se era difficile da leggere, pure il vecchio Kant. Trovavo che Santayana, che al tempo era parecchio famoso, fosse fiacco e noioso, con Hegel invece ti dovevi fare un vero mazzo, soprattutto se la sera prima avevi bevuto. C'è tanta gente che ho letto e che mi sono scordato, e probabilmente non mi sono perso niente, ma mi ricordo di un tizio che ha scritto un libro intero nel quale dimostrava che la luna non c'è, e ci riusciva così bene che alla fine tu pensavi: quest'uomo ha assolutamente ragione, la luna non c'è. Come poteva un ragazzo degnarsi di andare a lavorare 8 ore al giorno quando non c'era più nemmeno la luna? Cos'altro ti potevano togliere? E non mi piaceva tanto la letteratura quanto piuttosto i critici letterari. Erano dei veri cazzoni. Quei tipi usavano un linguaggio raffinato, a suo modo splendido, per dire agli altri critici, agli scrittori, che erano dei rotti in culo. Mi rincuoravano, ma erano i filosofi che soddisfacevano quel bisogno, che si celava da qualche parte nella mia testa confusa, immergendomi nei loro eccessi e nel loro faraginoso vocabolario. Ah, spesso mi incantavano. Saltavano fuori con affermazioni azzardate, infiammate, che mi sembravano verità assolute o maledettamente vicine alla verità assoluta. E questo tipo di sicurezza era quello che cercavo per la vita di ogni giorno, che assomigliava molto di più a un pezzo di cartone. Quei tizi erano dei grandi. Mi hanno fatto sopportare giorni come rasoie, notti piene di ratti, mentre le donne tiravano sul prezzo come banditrici venute dall'inferno. I miei fratelli, i filosofi, loro mi parlavano come nessun altro per strada o in giro, come nessun altro aveva fatto mai. Riempivano un vuoto immenso. Che bravi ragazzi! Oh, davvero dei bravi ragazzi. Eh sì, le biblioteche sono state utili, ma nel mio altro tempio, nei bar, era un'altra storia. Più semplificata, le parole e i comportamenti erano diversi. I giorni in biblioteca, le notti al bar, le notti erano simili. Hai qualcuno vicino, seduto vicino, e magari non è neanche un tipo cattivo, ma a me non ispira per niente. C'è un'orribile aria di morte lì dentro. Penso a mio padre, ai miei professori, alle facce che stanno sulle monete e le banconote, ai sogni
popolati di assassini con occhi spenti. Beh, in un modo o nell'altro, io. E questo tizio, prendiamo a scambiarci delle occhiate. Una rabbia violenta inizia lentamente a montare. Siamo nemici, cane e gatto, prete e ateo, acqua e fuoco. La tensione cresce, mattone su mattone, in attesa del crollo, le mani giunte e poi sciolte. Beviamo adesso. Finalmente abbiamo uno scopo. Si gira verso di me. Amico, c'è qualcosa che non va? E come no, sei tu. E ci vogliamo fare qualche cosa? Sicuro. Finiamo di bere. Ci alziamo e usciamo sul retro del bar. Fuori nel vicolo ci giriamo e siamo uno di fronte all'altro. Io gli dico, tra noi due, non c'è altro che questa distanza. A te ti va di eliminarla? Lui mi si getta addosso e in qualche modo è soltanto una parte della parte della parte.